Prova. Siamo venuti qua soltanto per prendere le droghe sintetiche. Sto scegliendo la mia ricarica. Trovate questa marca in particolare. Cagategli sopra. E quelle rotte non contano. Non contano. Non hanno calorie praticamente. Vediamo litrate di queste tisane. E fondamentalmente cosa fanno? Un cazzo. Vi faccio vedere come si condisce un po' di porridge, così. Lamponi, questi sono 100 grammi di porridge d'avena con abbondantissima acqua, sembra una polenta taragna. Ci mettiamo un 150 di lamponi surgelati, non ci sta raga, non ce la facciamo. Eccoci, 150. Guarda, ma questi sono di Vanessa, che se li finisce. E burro d'arachidi. A me il burro d'arachidi. 25 grammi di burro. Burro. Così a piacere. A piacere un cazzo. Sono 25 grammi a piacere. Vuol dire che sono 25 grammi, però se ti piace puoi metterne di più. Sotto i 50 grammi non è piacere. Sotto i 50 grammi non è neanche burro d'arachidi. È un assaggino. Eccoci, guarda, ma. Poi, per concludere, di grandissima rilevanza e importanza, lo so, sarò pesante, sarò ripetitivo, sarò ridondante forse a volte, però almeno sono vero. Sale dell'Himalaya. Tre pizzichi abbondanti, che sono circa 3 grammi di sale e circa meno di un grammo di sodio, in teoria. Quindi, terzo pizzico. Raga, fa un contrasto incredibile. Provare per credere, fidatevi di me. Anche io. Tenga. Ma vuoi quello dell'Himalaya? Chiaramente. Questa è la domanda. Esistono altri sali oltre non lo questo. So. Dentro c'è già il suo tic, che abbiamo già messo, un po' di dolcificante. C'è anche un misurino di whey al cioccolato bianco. E basta, raga. Questa è la mia colazioncina. Adesso, senza ribaltarla, proverò a spostarla, a trangugiarmela. Va che roba. Oh, raga. Poi dicono che sono sfortunato. Guarda, questo è gourmet. Io sono l'uomo più felice del mondo la mattina. Quando mi sveglio. Poi vado in merda. Poi dopo una merda il resto. Però intanto quando mi sveglio, raga, è incredibile. Momento migliore della mattinata. Colazione in tavola. Voglio dire, oggi cosa facciamo come macronutrienti? A occhio. Quindi partiamo con una colazione standard. Questa è la mia colazione normale. Sempre tutti i giorni questa. Qualsiasi quantità precise e poi vedremo durante il giorno come variare, come cambiare. Però questo è il momento che mi dà più pace della giornata, questo è il mio preferito. Voi cosa mangiate di bello? Come una scofanata di cereali a non finire, con roba congelata dentro, senza latte, lui ha detto che lui li mangia, con l'acqua. Come i cani. E 800 kg di albume e uova e quello rosso è sangue umano e poi abbiamo la sbobba lì. La sbobba lì è terribile, lei non so che però cazzo. È buonissimo. Volevo dire buonissimo. E niente raga, noi ci predisponiamo alla mangiazione e poi ci diamo il top coat. Momento estetico. Ci facciamo i capelli. Ci diamo un'occhiatina anche alle sopracciglia se c'è bisogno. Cameraman, regista, cameraman e estetista. Nello specifico, tutto. Anche idraulico. E basta. Buon appetito. Allora, oggi ho chiesto l'assistenza a un preparatore. Ho bisogno di nota perché ho bisogno di un occhio esterno su Marco. Quindi abbiamo chiesto aiuto a El Gato, che guarderà il check con noi, giudicherà anche lui la condizione. E basta, ora passiamo alle cose serie. Prego. Oh sì.
Penso di avere i direttori in pampa. Io sarei così sul palco. La routine la fai bene. Dai, andiamo per un po' di... Questa non te l'aspettavi, eh. Questa è una gif. Nuova gif questa. Così, questo sono il vero io. Veramente. Accettatemi per come sono. Ma fa più Grande Fratello anni 2005-2006, secondo me. Ricordo poi con quella tutta lì sei più... No, se vuoi taggare Abercrombie, Dolce Gabbana, queste cose qua, io, insomma, colloquio lo faccio. Apri un po' la felpetta. Va fine. No, non è la lui. Sai cosa mi manca? Una catenina d'oro manca. No, non so. È freddo, come stai? Stai bene? Avevo un caldo pieno vestito. Lasciate frontale. Bello! 4 giro a vostra sinistra. Bello, Fruzio! Bravo! Bellissimo! 4 giro a vostra sinistra. Quarto giro a vostra sinistra. Bello! Bellissimo Marco! Conta la giuria, doppio di bicipite. Vai Marco, apri! Bello! Bellissimo! Dorsale. Addominali e gambe. Vai che tua Marco! Bello! Espansione toracica, vostro migliore lato. Vai Marco, bello! Gluteo! Sì! Vai, perfetto! Bello Marco, bello! Recipite! Schiena, doppio di bicipite. Vai Marco, carica. Bello, 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 bello. Bravo, tienilo. Dorsale. Signori, in fronte alla giuria, grazie. Due passi indietro, fondo valido. Molto bene. 12 su 2. Vai Marco! Forte subito!
12 da questa parte. Posto, troviamo il numero 35. Quest'oggi invece è il numero 14. Oggi è questo significa che vince la categoria bodybuilding meno 75 kg il numero 12. Cose migliori di bodybuilding per e 5 qualificati a Rimini Wellness a Mister Dai NGPC numero 12. Vai Marco!
addominali e gambe. Vai che è tuo, Marco. Vai. Gamba, gamba, Paolo. Bravo. Fermo, gamba, gamba, bravo. Bravo. Espansione torace. Vai, Paolo. Subito. Abbassati. Bravo, addome, giro, addome. Bravo. Così. Medaglia d'argento, saliamo ancora che oggi va numero 12, Marco Gabrielli. Bravo Marco! Abbiamo visto anche l'unica anticipazione di oggi, questo significa che diventa campione alla numero 3 di oggi, numero 16. Alzati a camminare, Lazzaro. Abbiamo chiuso anche questa. Siamo portati a casa due podi. Un primo posto e un secondo posto. Primo posto bodybuilding 75, sì. Secondo posto HP-3. Entrambe gare molto belle. Molto di alto livello, decisamente, rispetto alle scorse. Nelle scorse ero, non voglio dire sicuro, però abbastanza sicuro della vittoria. In queste, anche perché c'erano le premiazioni alla fine, so, gli occhi avevi vinto, però appunto fino all'ultimo non si sa, sì. Infatti appunto la seconda categoria abbiamo preso un secondo posto, comunque su 8 atleti fantastici. La condizione era molto meglio di 2 settimane fa, e questa è già la cosa che per me era questa più è già la cosa che conta di più, perché alla fine di questo si tratta. Le gare si vincono in base a chi viene, a chi c'è. Però raga, il lavoro è fatto, è stato veramente ottimo, bei piazzamenti in entrambe le categorie. Siamo qualificati per Rimini Wellness. Yes. Stasera pizza. Marco ha detto che secondo lui avevo già deciso, ma in realtà non era così. Io ero sicuro che lui avesse già detto, deciso. Non ti tiri, mi tiravo indietro. Se la condizione non era migliore della volta scorsa, mi tiravo indietro. Però siamo meglio, abbiamo fatto 2 piazzamenti assurdi, sono contento. Sono meritato. Esatto, bisogna guadagnarsela. Sì, sì, sì. Bisogna guadagnarsela. Più importante di questa. Questa è la pizza meno importante, esatto, di oggi. Grazie a tutti quelli che sono venuti. Grazie veramente. Lo dico a tutti già, poi lo rivedremo ancora di nuovo. Assolutamente sì. Grazie a tutti. È stato un tifo, un supporto morale importantissimo. Cosa stai facendo, Marco? Niente. Ma perché stai facendo questo video? Marco, cosa stai facendo? Sono proteine in polvere. In polvere aspirabile. Sono stanco, capo. Sono stanco morto. Hashtag. Ti prospetta un mese tosto, se questo è un dazzo. Però bisogna arrivare dove ci siamo detti di arrivare. Sai che sono qualificato per l'Europeo, vero? Sì, a Salamanca. Non ho capito. Che fai? Andiamo a Salamanca. Andiamo a Salamanca. Spagna siamo in vacanza. Ci stiamo dirigendo verso Ferrara a mangiare la pizza, perché è stata meritata con sangue, sudore, lacrime. Sì, mi sono riuscito a guadagnare una pizza, pensate, sì, un po'. A quanto pare. Che culo, che bravo che sono stato. Ma io posso fermarmi lo stomaco con la barretta, quella omaggio? Wow, cazzo. Ma è Natale. Guarda che cazzo, così è Natale, lucidi. Incredibile. Oddio, che figata. Oddio. Cioè, facciamo così, ti mangi la barrettina. Sì. Però non ti mangi la pizza. Però sti cazzi. Però facciamo gli europei a luglio. Una barretta.
e 4 mesi di pratica. Per un mese. 4 mesi di pratica. Perché devi smaltire la barretta. Un mese. Posso ragionarci finché non arriva la macchina. Certo, hai tempo. No, io sono un uomo, cioè io sono carne comunque, non è che sono un dio, quindi comunque cedo e accetto la barretta. Ok. Questo significa ci vediamo il 30 giugno a Salamanca. Immagina quando mi dicono è il doppio dello bicipitas. Come cazzo si dice? Bellissimo. Se uno appunto ti ha strabattuto, dicevo ok, mi ha strabattuto, raga, che ci devo fare? Basta, ho fatto il meglio che posso e basta. Però non era così ovvia, quindi sì, appunto sì. Quello non è che mi rode, cioè il rode è un termine eccessivo, sì. mi è rimasta così. Però sì. Siamo tutti estremamente fieri del lavoro che hai fatto e comunque già un secondo posto in quella categoria là, alla prima prep, è tanta roba. Sì, sì. Quindi io non ho nessun rimpianto, né niente. Se no prendo questa, che sta. Quale posso prendere? Facciamo una votazione. Questa o... questa. Oppure posso anche fare a posto di questa col dolcino. Queste sono le mie proposte. Dai, Davide, la lascio io, sono merito. No, non condizionate. Il coso non è d'accordo. Non condizionate. Vabbè, non condizionare d'accordo. Forse. Ragazzi, c'è della stanchezza. Parecchio. Stanchezza e fame. C'è della stanchezza e c'è della fame. Ma ora si rimedia, almeno la fame. Fammi stile media almeno per 30 minuti. Ma la stanchezza dai, per un po' di più la Yolanda ti sa. Sì, dai, spero di sì. Devo concesso la Yolanda. Costringetemi a mangiarla piano. Sentite quanto sono buono. Una pizza con burrata. Ciao burrata. Mortadella. Ciao mortadella. Scaglie di pistacchio di Bronte. Mozzarella. Pomodoro. Poi bianco. Poi bianco. E sembra molto buona, fa molta gola. E l'ultima volta che hai mangiato la pizza, più di 10 settimane fa, penso. Sì, è sempre stata in questa catena. Questa catena di pizzeria. Esatto. Quindi tutto torna. Tutto torna. Tutto contro torna. Contro C, il 12 dobbiamo ancora trovarlo, però. Esatto. Ah, 1-2. Primo e secondo. Adesso ha senso, vedi? No. Sì, ha senso una volta che guardi indietro, era già detto. Sì, è. Primo e secondo. Cazzo, vero? Sì, è. Vedi, puoi unire, tutto torna. Solo quando ti guardi indietro riesci a capire dove veramente sei partito. Ho trovato il significato di 12. Primo e secondo. Era già scritto. Grazie. Ma che bello. Guarda come gli occhi come sono illuminati. Questo è bello. Fammi vedere gli occhi, Marco. Volete vedere il primo morso voi, vero? Dopo ce l'ho. Questo video potrebbe essere rimosso da YouTube. Marco, ci sei? Questa è grossa. Doppio impasto per il corso. Per il corso doppio impasto. Signori, non so, è così bella che non sai cosa dire. Non la mangio? Sono sazio, basta. Va bene, la tagliamo, Mi sto godendo ogni momento, anche dal taglio, raga. L'odore che sprigiona mentre la tagli. Guarda, fosse per me l'avrei piegata in quattro e l'avrei mangiata. Vado all'assaggio. È pronto. Un morsino, eh. È buona. È buona. Oh cazzo. Ma neanche il team Davide, cioè. No, esatto. Team Dave. Ho fatto un cazzo. Ci siamo divertiti. Abbiamo esatto. Ci siamo.
usati in terapia. Ci dovrebbero andare. Altri ci andranno. E altri invece non passeranno la notte. Sono piovuti insulti. Ciao. Tu devi stare lì sul piedistone. Ti aspetto Dave che va a prendere la macchina e me la porta. Tu Dave non fa un cazzo. C'ha pure le luci, guarda, per posare un altro punto. Adesso si spoglia. Faccio la routine. Routine. Sono anche sotto, sono pronte. Pronto per la routine. Avrei messo la maglietta volentieri stasera. Va bene, ragazzi. Signori. Ciao, ragazzi. Buonanotte a tutti. E grazie per l'esperienza. Ragazzi. Ciao a tutti. Ci vediamo 2 giugno. Baci e abbracci. Ciao a tutti. Bene, signori, chiudiamo la serata. Torniamo verso i nostri rifugi, verso i nostri domicili. La pizza era molto buona, esattamente come sembrava. Mi ha saziato un po'. La fame è altra, fame di conquiste. Non è solo fame di cibo. Cioè, in realtà è più fame di cibo che io. Però, voglio dire, sicuramente ci rivedremo una volta del Remy Wellness, visto che ci siamo qualificati. Siamo stanchi. Non è che non siamo emozionati, siamo stanchi. Sembriamo un po' giù, ma siamo solo stanchi. Esatto. Assolutamente, è stato veramente un weekend felici, tosto. Sì, siamo molto felici, siamo euforici. Buonanotte, grazie per averci seguito. Grazie. Alla prossima. Ciao.